grazie a tutti per essere qui oggi. Io brevissimamente credo che come cittadini all'interno delle istituzioni, nella fattispecie nel Consiglio Comunale, siamo quelli che nell'ultimo anno e mezzo più di tutti ci siamo spesi per il depuratore di San Rocco per risolvere la questione delle puzze. Questo perché è un impegno che ci eravamo presi, ma soprattutto perché siamo cittadini di Monza e quindi sentiamo questa esigenza. Alla fine dell'anno scorso, quando spaventava l'ipotesi di un piano che ci facesse risparmiare dei soldi e del tempo, noi l'abbiamo accolto favorevolmente perché credevamo che questa amministrazione veramente volesse fare qualcosa per la città. Quando abbiamo chiesto di portare il progetto in consiglio comunale, abbiamo visto che c'era un po' di resistenza. Abbiamo insistito e siamo riusciti ad ottenere un consiglio comunale dove ci fossero illustrate le specifiche tecniche del nuovo progetto. A quel punto ci siamo resi conto che ci stavano prendendo in giro nuovamente. Ce ne siamo resi conto perché, per quanto riguarda la questione dei tempi, non c'era assolutamente nessuna ipotesi che desse dei tempi certi per la nuova soluzione. Per quanto riguarda l'ipotesi di risparmio economico, non c'era assolutamente nessuna ipotesi con dei dati certi che ci facesse evincere questo risparmio. A quel punto ci siamo resi conto che dovevamo ritornare sul piede di guerra, e infatti oggi siamo qui e chiediamo con forza che venga assolutamente e in maniera velocissima messa in pratica il master plan, quello che è stato approvato e quello che il TAR ha detto che deve partire. Io oggi però, l'ultima cosa voglio dire, io oggi sono qui a manifestare e sono qui ancora fiducioso perché io sono convinto che le istituzioni sono la rappresentanza dei cittadini e vogliono il bene comune, e sono qui fiducioso che questa sia più che una manifestazione la festa della fine delle puzze di San Rocco, perché l'amministrazione ha detto che entro pochi giorni a San Rocco non ci saranno più le puzze. Noi vogliamo ancora una volta credere all'amministrazione, quindi io più che una manifestazione di protesta, io credo che questa sia una manifestazione per festeggiare la fine di decenni di puzze nel quartiere. Speriamo. Questo è il mio augurio. Grazie. Sì, grazie a tutti. Io sono orgoglioso di essere stato invitato dai nostri consiglieri dal comitato. Vi invito a partecipare e aiutare questo comitato che si sta spendendo per tutta Monza, e non solo a essere presenti oggi, ma a fare qualcosa di concreto, sostenerli, aiutarli, anche in consiglio comunale ai ragazzi, affinché questa situazione sia risolta al più presto. Noi con Davide cercheremo di portare la vostra voce anche in Senato e alla Camera, ma vi prego di attivarvi voi in prima persona. Grazie. Ciao a tutti, io sono consigliere regionale qua in Regione Lombardia. La mia presenza, come quella dei miei colleghi parlamentari, significa che non lasciamo da soli le persone sul territorio. Il nostro movimento ha degli interscambi continui con tutti i livelli istituzionali, quindi questo è un tema non solo comunale, che non coinvolge solo i nostri consiglieri, ma ci coinvolge tutti, coinvolge la Regione, coinvolge il Parlamento. Quindi io mi rendo disponibile per qualsiasi azione da portare anche nelle istituzioni che rappresento. Grazie. Ciao a tutti, sono Nicola Fuggetto, sono in consiglio comunale insieme a Gianmarco. Io quello che voglio dire è che quest'anno abbiamo iniziato con un consiglio comunale dedicato proprio al tema del depuratore di San Rocco. Il depuratore di San Rocco, che in realtà è un affare che riguarda tutta la Brianza, riguarda la cittadinanza diffusa, non solo i cittadini. I cittadini di San Rocco pagano anni e anni di mala politica, quindi vale tutto quello che hanno detto le persone che hanno parlato prima di me. Qui si comincia qualche cosa, non è la fine, questo è l'inizio di una battaglia che continua e andrà avanti fino a quando i cittadini di San Rocco saranno liberi come tutti gli altri cittadini di aprire le finestre di casa, di stare sui loro balconi, di vivere una vita normale anziché vivere una vita di serie B a cui vanno relegati gli amministratori che stanno in questo palazzo, che stanno in piazza Trento e Trieste per almeno 20 anni. Allora il senso è questo, le istituzioni non sono dei politici, le istituzioni sono nostre come cittadini. Non è ammissibile che degli amministratori eletti e votati dalle persone vengano in consiglio comunale e dicano delle balle. Abbiamo chiesto, ma quello che state facendo, quello che avete in mente di fare e di rivoluzionare, è un percorso che effettivamente porterà alla soluzione del problema? Siete d'accordo con chi ha partecipato alla gara
che poi ha già avuto dei percorsi travagliati che tutti conosciamo? La risposta è sì, stiamo facendo un percorso condiviso. Scopriamo solo per la nostra pervicace, perché siamo tenaci in questo, che la ditta vincitrice chiede 10 milioni di euro di danni. Allora noi non vogliamo i bugiardi in consiglio comunale. Chi viene e mente ai cittadini si deve dimettere. Non è ammissibile questa cosa. La menzogna non è ammissibile da chi amministra i beni comuni. Questo deve essere detto a gran voce e rinnovo l'appello. Aiutateci, diteci quello che succede, quello che vedono i vostri occhi è quello che noi dobbiamo riportare nelle istituzioni. Non lasciateci soli a condurre queste battaglie. Se siamo insieme, così come stiamo facendo oggi, abbiamo delle chance di riuscita, altrimenti diventa tutto più difficile. Grazie ancora. Salve a tutti, io sono Davide Tripiedi e sono un deputato del Movimento 5 Stelle. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo portato avanti delle battaglie con il Comitato Beni Comuni all'interno del Parlamento, facendo un'interrogazione parlamentare per quanto riguarda Brianza Acque. E quindi chiediamo con forza ai cittadini di sostenere questo Comitato Beni Comuni per capire veramente come e dove vogliono arrivare i sindaci che amministrano questa città. Io invito il sindaco di Monza a comprare una casa, magari vicino a voi, per capire che puzza sentono i cittadini che abitano vicino a questo depuratore. In sostanza, saremo pronti ad affrontare anche delle battaglie parlamentari per portare il livello, per portare la questione anche in Parlamento. Noi siamo pronti, vi voglio invitare a tutti ad essere curiosi per vedere che cosa sta facendo il Movimento 5 Stelle per i cittadini. E soprattutto date sostegno al Comitato Beni Comuni, che fa delle battaglie esclusivamente per difendere sia il territorio e sia tutti i beni comuni a disposizione della città. Grazie a tutti e continuate così. Salve. Ciao a tutti, Emanuele Sana, consigliere comunale di Lissone. Grazie al comitato, straordinari come al solito. Il comitato dà veramente senso al significato della parola portavoce. Grazie a loro che ci danno il contenuto, noi possiamo dare vita proprio allo strumento, al mezzo da portare nel consiglio comunale. Senza di loro non avremmo veramente nulla da dire. Grazie a voi anche cittadini. Io sono di Lissone, sono non solo l'unico rappresentante politico di Lissone, ma forse anche l'unico esponente non di Monza oggi, a parte i nostri rappresentanti. Ricordiamoci che questo non è il depuratore di Monza, questo è il depuratore della provincia di Monza e Brianza, ed è vergognoso che non ci sia nessun esponente politico di Lissone qua, a parte il sottoscritto. È una battaglia che dobbiamo portare avanti in tutti i consigli comunali. Quando sono entrato in politica l'ho fatto perché sentivo puzza di disonestà, e questa è la puzza che viene da qua, oltre a quella che si sente al naso, è la puzza di disonestà, ed ero convinto che le città non fossero delle isole. Noi dobbiamo ritrovare lo spirito di comunità, vivere insieme come comunità, aiutateci, aiutate il comitato e aiuterete anche noi consiglieri. Grazie. Io sono un cittadino di San Rocco, un semplice cittadino di San Rocco, pensionato, che si è posto questa causa delle punte di San Rocco. Io, come tutti i sanrocchesi, ho investito in questo quartiere, ho comprato casa, e questa casa si è ulteriormente deprezzata da quando queste puzze stanno invadendo le nostre abitazioni. Quando vergognosamente non siamo in grado di chiamare a casa nostra degli amici perché ci vergogniamo di abitare a San Rocco. Ecco, questo è il nostro problema. Siamo vergognosamente trattati da cittadini di serie C. Quindi questo il sindaco di Monza non l'ha ancora capito. Non vogliamo dei blocchi di lavoro, vogliamo che l'attività venga accelerata, e ci sono tutti i mezzi per accelerare questa riorganizzazione. Vogliamo che questa gallina dalle uova d'oro, che è questo depuratore, che fa tanti utili, che si distribuiscono i vari soci dei comuni, che questi soldi vengano reimpiegati qua dentro per riammodernare questa cloaca brianzola. Qua viene tutta la cacca di tutta la grande provincia di Monza e della Brianza.
Noi siamo proprio trattati peggio di una cloaca, quindi vogliamo riprenderci, vogliamo che la riqualificazione di San Rocco sia vera, sia concreta e che parta da qua. Non possiamo parlare tutte le volte che c'è campagna elettorale, parlare di riqualificazione di San Rocco se non si elimina questa puzza di caca che ci invade le case. Non si può riqualificare un quartiere senza eliminare questo dramma ambientale. Basta, vogliamo che il sindaco in prima persona si metta in gioco, che venga qua con i suoi confraterni sindaci di tutti i comuni della Brianza e non attinga da questa depurazione solo utili. Basta, devono riprendere i lavori al più presto. Siamo stufi, esasperati. Grazie a tutti. Grazie. Ciao a tutti, io sono Pita Lamo, segretario del Partito Rifondazione Comunista Monza. Ma più che inverso di segretario del partito qui, che condividiamo le questioni, io sono inverso di cittadino. Come tutti, come noi, come cittadino, anche perché qualcuno si ricorderà, abbiamo condiviso lo stesso percorso, la stessa esperienza dell'associazione Fuori del Pantano, quando queste problematiche erano ancora una cosa di quartiere. Ecco, a maggior ragione io le sento addosso come mie, le condivido. Non voglio rimettere in gioco il discorso del master plan, condivido quello che hanno detto prima i miei interlocutori che mi hanno preceduto, ma voglio dire una cosa, come cittadino, non come segretario del partito, questo spero che sia il primo di tanti momenti di aggregazione rispetto a questo discorso che abbiamo in ballo tutti. Una cosa sola, chiudo con questo, dicendo solo questo, che la salute è trasversale alla politica, non ha nessun partito politico, per cui condividiamo tutti lo stesso percorso e andiamo fino in fondo. Grazie a tutti. Grazie veramente di cuore.